Fagiano piccolino, ciao Cookie, amore. E buongiorno Mollichina. Ciao ragazze e ciao ragazzi, buongiorno. Oggi nuovo video speciale, video vlogmas. Adesso vi spiego di cosa si tratta mentre la mia voce si schiarisce e soprattutto faccio colazione, che a pancia piena si ragiona meglio. Sto mischiando qua dentro alcuni ingredienti per prepararmi la colazione. Sto facendo praticamente vari esperimenti per perfezionare alcune ricette per il mio secondo canale, quello di cucina, e adesso sto preparando tipo dei piccoli tortini che sono buonissimi, però io li voglio rendere ancora più buoni, quindi quando poi sarò pronta vi farò il video con la ricettina sul mio secondo canale. Ci sono anche dei pezzettini perché ho messo pure le noci, quindi noci e cacao. Per ora vi dico solo questo, poi vi farò il video. L'ingrediente che non può mai mancare, cioccolato. Metto quindi per finire, zac, due pezzettini qui e due pezzettini qui. Vediamo che ne esce. E zac, tortino. Eccoci qua. Io amo questa tazza. Bieppi, io amo il tè. Vabbè, piccola parentesi, io l'amo veramente. Cioè, vabbè. Comunque, tortino strafogato. Quindi adesso mi bevo questa bella tazza di tè verde mentre chiacchiero con voi e vi spiego questa cosa dei vlogmas, cosa voglio fare. Penso che già li conoscete perché un po' in America praticamente tutte le youtuber americane praticamente li fanno. Io ho sempre guardato e ho detto oh, che carini, perché praticamente fanno un vlog al giorno per tutto il mese di dicembre, dove praticamente vloggano, quindi fanno vedere le loro giornate, ci ficcano sempre qualcosa di natalizio dentro, è molto molto bello. Io amo molto il Natale, piace molto questa atmosfera natalizia, quindi ho pensato sì, voglio fare questa cosa, però già vi dico che non farò uno al giorno perché sennò veramente mi ricoverano e già ci manca poco, però veramente ne voglio fare tanti. Ho pensato io di mantenere la normale programmazione di video, e quindi quella di fare alla fine quasi un video al giorno, sapete, tra il mio primo canale e il secondo canale, in cui nel primo, quindi questo qua, faccio il video il martedì, il venerdì e la domenica, e nel secondo canale mercoledì e giovedì. In più a questi video ho pensato di fare questi vlog, appunto, quindi per non togliere nulla a chi magari ama comunque video di cosmetici, di recensioni, oppure video con mia sorella la domenica, ci saranno sempre sempre. Ho pensato proprio di fare dei video in più che saranno ovviamente casuali, quindi magari una settimana posso fare due, posso fare uno, posso fare tre. Io spero di farne tanti, insomma. E il primo oggi è 4 dicembre, aspettate che controllo, oggi è venerdì 4 dicembre, sì, e il primo lo voglio caricare proprio domani, quindi sabato, e quindi penso, è un altro penso sicuramente lunedì. Quindi adesso ne caricherò due proprio a brevissimo, quindi questo qua, poi lunedì, poi vediamo un po', però comunque domenica tipo ci sarà comunque il video con mia sorella, martedì ci sarà il video mio, quindi non vi preoccupate, sono semplicemente un di più, lo dico perché ci sono tante persone giustamente a cui piacciono i video di ricette cosmetiche. Devo cambiare la mano perché veramente sto quasi per morire, mi devono amputare un braccio, e quindi vi voglio rassicurare del fatto che ci saranno comunque. Ho deciso di fare questi video vlogmas, quindi Christmas. Ah, non ci eravamo arrivati, Carlita, ce lo dovevi dire tu. No, vabbè, lasciamo stare, sono stufusa. Io, cioè, proprio io sto bevendo tè, non vino, ve lo assicuro, sono proprio così di mio. E guardate come va con la tazza, cioè, non lo sto bene, la mantengo per il bar, ma la mantengo così, vabbè.
Comunque c'ho anche la mia vestaglietta e il mio pigiama, non so se avete notato, quindi sono proprio super natural. E in questi video vi voglio proprio far vedere la mia naturalezza ancora di più di quello che vedete nei video, quindi saranno molto molto spontanei, vedete tipo le mie colazioni, mi vedrete andare in giro, mi vedete anche mentre come passo le mie giornate, la palestra, il lavoro, i video, tutte le cose che faccio. E quindi per conoscerci un po' di più, e poi perché in tante tante avete apprezzato gli ultimi vlog che ho fatto, tipo quello con mia sorella che facemmo lo shopping, tipo quello di acquisti per la nuova casa, vi sono piaciuti tanto, quindi ho pensato di ficcarci un po' di tutte queste cose. Ovviamente dai prossimi video ci saranno anche mia sorella, ci sarà il mio fidanzato, quindi ci sarà Nezia Mara, Bax Agrodolce, mia mamma, mio padre, chiunque capirà nei miei video ci sarà, quindi non sarò più sola. E quindi infatti sicuramente il prossimo che vedrete sarà uno anche un po' di shopping natalizio, perché comunque mia sorella in questi giorni dobbiamo assolutamente andare, io mi devo comprare l'albero per la casa nuova, poi devo comprare gli addobbi, insomma. E poi vi faccio vedere anche un po' della nuova casa, eh. Io sono in pieno trasloco, trasferimento, cioè, quindi metà delle mie cose qua, metà delle mie cose alla casa nuova, dove purtroppo ancora non ho la nuova connessione, quindi mi devo comunque arrangiare qua per caricare video e tutto, e quindi sto un po' là un po' qua, ve la farò vedere in questi video alcuni pezzettini della mia casa nuova, vi farò vedere come la sto arredando, vi farò vedere la mia nuova vita, quindi la convivenza, vi farò vedere tutto e vi farò vedere tanto del mio amore per il Natale, per l'atmosfera natalizia, per la mia città, veramente che è bellissimo, a Napoli sono tanti tanti posti belli. Quindi questo avete capito che era un piccolo intro, insomma un'introduzione a questi vlogmas. Piacerebbe sapere voi cosa ne pensate e se vi piace il Natale. A me piace tanto, anche se quest'anno vi dico la verità, non voglio, sarà un Natale diverso sicuramente dagli altri, perché non voglio assolutamente non voglio regali, non voglio, anzi no, qualche regalino nuovo per la casa nuova sì, qualcosina sì, però voglio concentrarmi tutto su, a parte che non ho il tempo di andare a comprare regali, di pensare ai regali, cosa voglio, cioè non voglio nulla, voglio, non voglio pensare alle cose materiali, voglio pensare alla mia famiglia, voglio pensare, vabbè, è sempre stato così, Dio di avità, a casa nostra abbiamo sempre pensato a cosa mangiare i giorni di Natale, i pranzi, cene, queste cose qua. Voglio, poi dato che ho comunque avuto tante spese per la casa nuova, comunque voglio concentrarmi su fare bella la casa nuova, addobbarla, comunque poter magari invitare la mia famiglia sarebbe veramente bello, e magari stare tutti insieme là, fare un pranzo di Natale là, sarebbe veramente questa la cosa, spero tanto che accadrà, perché stiamo ancora veramente in alto mare, non so se ci saremo trasferiti per Natale, e questo mi piacerebbe fare. Infatti già ho detto la mia famiglia, ha detto niente regali quest'anno, niente regali, se volete giusto fammi un pensierino, qualcosa tipo per addobbarmi la casa, farebbe tanto tanto piacere. E mia mamma ha fatto una cosa, adesso ve la faccio vedere, che mia mamma è troppo troppo brava. Ecco qua, sono venuta alla camera di mia mamma per farvi vedere le cosine che mi ha fatto, troppo troppo carine, guardate qua, cioè praticamente le ha fatte lei con l'uncinetto, sono delle piccole presine appunto, che io però non userò già, io l'ho detto perché sono troppo troppo belle, non mi va assolutamente di sporcarle, e praticamente devo appenderle, vedete c'hanno i gancini, questi qua di stoffa per appenderli nella cucina, e questa è la terza che è la più bella di tutte perché ha forma di cuore, è troppo troppo bella, e poi è shabby chic, guardate, una meraviglia, cioè io adoro troppo queste cose, mia mamma lo sa che io amo queste cose fatte a mano, queste cose veramente artigianali, piacciono tantissimo, infatti ho molto spesso le cose, tipo le vedo nei negozi, le vedo magari su internet, e poi vado da mia mamma, tipo anche da mia zia, perché anche mia zia ama fare queste cose a mano, e dico me la puoi fare, faccio la foto, me la puoi fare, ma non perché non me la voglio comprare, voglio risparmiare, no vabbè, però a parte questo, proprio perché
Voglio sapere che l'hanno fatta loro per me, mi piace tanto, cioè quando la guardo per me è un ricordo, io mi affeziono molto a queste cose, insomma, che mi vengono regalate, anche magari voi a volte mi date queste cose che fate con le vostre mani, per me hanno molto molto valore, cioè io, cioè un domani anche se quella cosa si dovesse far vecchia, passa tanto tempo, oppure io non la butto mai perché quella cosa mi ricorda tantissimo e mi piace. Vivere nella mia casa che è piena di tutti questi ricordi, cioè una cosa me l'ha regalata mia mamma, una cosa mia zia, una cosa magari tra di voi, un'amica, mia sorella, mi ricordano tanto e mi sento, è come se mi dessero calore, no? Queste cose perché so che sono state fatte pensando a me. Allora ragazze, poiché in questo video non c'è ancora nulla di natalizio, perché è il primo, è la intro, e noi poi ancora non abbiamo fatto neanche l'albero qua perché non abbiamo praticamente avuto il tempo e dato che lo dobbiamo fare tutti assieme, aspettiamo che siano tutti quanti assieme qua a casa per fare l'albero assieme e vi farò vedere quindi dal prossimo vlog tante cose natalizie, tante cose belle. Quindi dato che non c'era un grande natalizio, mi sono messa il cappello di Babbo Natale, così vi trasmetto un po' di atmosfera natalizia, soprattutto vi trasmetto un po' che scimità, ragazze. E quindi questo è tutto, io vi mando un bacio grande, fatemi sapere se vi piace l'idea di questi vlogmas e cosa delle cose che ho detto vi piacerebbe di vedere di più, così io magari vloggo registrando di più quelle cose. E nel frattempo quindi vi rimando a domani che è domenica con il consueto video della domenica e al prossimo vlogmas lunedì e vi mando tanti baci, Merry Christmas e Buon Natale, evviva!